dottor De Mari, farmacista, esperto in fitoterapia. Oggi inizierò ad allenarmi con la corda e posterò ogni giorno i miei allenamenti. Faremo un 10 minuti al giorno per 30 giorni di salto con la corda. Considerate che 10 minuti di corda di allenamento equivalgono a 30 minuti di corsa. Obiettivo è quello di togliere la pancia, obiettivo è quello di tonificarsi e togliere la cellulite. Allora iniziamo dal primo giorno, tanti buoni propositi e iniziamo ad allenarci. In che maniera? Faremo un piccolo riscaldamento iniziale, dopodiché 2 minuti di allenamento con la corda, di allenamenti molto leggeri, vedremo, e 1 minuto di pausa dove andremo a fare delle piccole respirazioni. In totale ci alleneremo oggi per 15 minuti, di cui 10 minuti netti con la corda e 5 minuti quindi di recupero, più il riscaldamento che dai non lo consideriamo e non lo contiamo. Diciamo che in massimo 20 minuti ci liberiamo. Sarebbe bello farle in diretta, ma ho provato prima, non sempre riesco per via della connessione. Sarebbe bello darvi un orario stabilito ogni giorno, fisso, ma ogni giorno vi comunicherò l'orario del giorno dopo. Quindi domani alle 7 mi allenerò di nuovo, quindi troverete il video se volete mettervi la tuta e seguirmi con me. È un materiale esclusivo YouTube, quindi iscrivetevi al canale, mettete mi piace se vi piace l'idea, vi piace il video e vedremo dopo 30 giorni i risultati sul corpo del dottor De Mari. Iniziamo con un piccolo riscaldamento, quindi poggio adesso il telefono qui e vediamo. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Importante scaldarsi, ruotare bene le spalle, perché con la corda andremo a sforzare tutti i muscoli. Quindi il mio consiglio è quello di scaldare prima bene la parte superiore, poi tutto il corpo comunque sia, fare delle rotazioni, vedete, delle spalle, perché le spalle le andremo a far lavorare molto con la corda, fare un po' di stretching, anche attivo in questa maniera, quindi portare su, vedete, il calcio in questa maniera, e ci andiamo a scaldare un pochino, un po' di calcio dietro. Ricordatevi che il salto della corda sono piccoli salti, non dobbiamo fare grandi salti, non ci servono, non ci occorrono. Ok, un leggero riscaldamento sufficiente e iniziamo con i primi 2 minuti. Non vedo l'ora, non vedo l'ora con un bambino. E vai, dai, quindi vedete i salti a piedi uniti, anche piccoli salti, non serve andare con salti molto alti, lunghi, alti, si può passare il peso da un piede all'altro. Se non sapete fare la corda non vi preoccupate, ma se dite fatelo in questo caso, continuate a saltellare, portatevi la corda dietro e riprendete a fare la corda. I primi giorni serviranno per quanto mi riguarda, cercare di prendere la mano con la corda, perché tanto, veramente tanto che non ti allenavo con la corda. E per chi non l'abbia fatto, io consiglio di vedersi il video, il tutorial, quello che ho fatto qualche giorno fa, e i primi giorni saranno più le volte che ti cerchi in questa maniera, ma non ti fermare e continua a saltare, anche se ti cerchi più volte. Per esempio sto facendo io per finta, in questo momento continua a saltare, poi ad incetti lì continua a saltare, come vedete già abbiamo fatto il primo minuto di attività intensa ed è veramente fantastico, quindi continuiamo a saltare. Nel primo giorno faremo 2 minuti di corda, 1 minuto di pausa dove faremo degli esercizi di respirazione, ma alla fine lo faremo per 5 volte e quindi facciamo 10 minuti di corda non ininterrotti, questo il primo giorno, mi raccomando, anche se siete allenati, ce la fate, considerate che la corda è molto molto faticosa, quindi continuiamo, dai, mancano 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
2, 1 e pausa. E via la corda, un minuto di respirazione. Allora, piegate leggermente le gambe, la schiena è bella, ben bella, dritta, le braccia partono dal basso, bel respiro, inspirate col naso, trattenete e via. Entro. In 5 secondi riprendiamo la corda, 4, 3, 2, 1 e altri 2 minuti, vai al secondo giro, su, è stupendo, quindi bisogna fare dei piccoli salti, il primo giorno non faremo nessun esercizio, quindi ginocchio al petto, che poi vedremo nei giorni successivi, ma continueremo a fare la corda nella maniera semplice, obiettivo è lavorare con la corda per 10 minuti. Ovviamente, dato che non siamo ancora molto allenati, faremo delle pause. Ogni 2 minuti ci fermeremo per un minuto con degli esercizi. Oggi saranno gli esercizi di respirazione. Domani faremo altro tipo di esercizi durante le pause che possiamo inserire, perché l'obiettivo è tonificarsi, bruciare i grassi, togliere, buttare giù la pancia e dobbiamo togliere la circolita, ma la cosa bella è che quando ci arriviamo con la corda andiamo a tonificare i muscoli senza aumentare il volume dei muscoli. Ecco, più un minuto è passato, continuiamo tranquillamente in questa maniera. Ricordo, se vi inceppate continuate a saltare tranquillamente, fate i respiri sempre col naso. Adesso vi sto parlando per una etapa noiosa e vedete solo con le mani che fa la corda, quindi continuiamo in questa maniera. Ma ragazzi, ci siamo quasi, vedete, in questo momento mi si è inceppata e continua a saltare come se niente fosse. All'inizio dobbiamo cercare un equilibrio, dobbiamo cercare di capire come funziona la corda. Continuiamo. 8, 8. Questa maniera, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Anche il secondo giro è passato. Se avete dato, adesso potete togliervi anche la felpa come faccio io. E continuiamo con degli esercizi di respirazione. Quindi prendi l'aria e butta fuori. Mantieni il braccio in alto adesso davanti a te. Dentro, e vai, 3, 2, 1 e riprendi altri 2 minuti, vai al terzo giro, su. Allora è molto interessante notare i piedi che iniziano a dare un pochino di fastidio, però voi non vi spaventate, quello che non avete problemi di artrosi, di niente dicendo, considerate che il salto della corda si è eseguito bene con i piedi, quindi vedete le punte dei piedi che vanno verso l'alto, il salto è fatto piccolino, non alto, il salto, vedete, non mando mai il tallone indietro, è veramente piccolo. In questa maniera la corda non va a sollecitare in maniera negativa le articolazioni, insomma faccio più danni con la corsa che con la corda, però in 10 minuti riesco, come se vado a correre a ritmo alto, per 30 minuti. È un esercizio veramente interessante perché va a aumentare il metabolismo basale e quindi è vero che mi viene solo 10 minuti,
ma continua a bruciare calorie durante la giornata. Il momento è passato, continuiamo, concentrati, andiamo a fare un altro minuto, le braccia iniziano a dare fastidio, sento i muscoli che iniziano a sforzarsi, anche lì delle gambe, tutto il corpo. Considerate che questi continui salti vengono a creare anche gli addominali, le glutei, le cosce, i polpacci, tutto si sta muovendo, tutto sta funzionando e noi continuiamo ad allenarci. La rimane poco per finire sul terzo step. E 10, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Adesso inseriamo per 30 secondi dei piccoli esercizi alle gambe. Portiamo le ginocchia al petto, le mani su e su. 1, maniera lenta, vedete, non troppo. 2, 3, 4, 5. Sì, bravi. 7. Me ne sono fatto uno. 7. 8. 9. E 10. Ok, andiamo dietro. 1. 2. Piano piano così. 3. Vedete? 4. Ottimo movimento attivo. 5. 6. 7. 8, 9 e 10. Riprendiamo la corda e facciamo il quarto giro dei 2 minuti. Forza e coraggio, vai, si riparte. Ricordo, non guardate bene che sono bravo con la corda, anche se è tanto che non la stavo utilizzando, ma anche se vi inceppate, riprendete la corda e tranquillamente, saltellando, ritornate a fare l'esercizio. Con questi piccoli salti stiamo in realtà sforzando tutti i muscoli del corpo. La corda mi avvisa un po' come se fosse un nuoto terrestre, tutti i muscoli li stiamo muovendo ed è qualcosa di fantastico, tanti benefici a livello del nostro corpo, anche a livello cardiocircolatorio, va a equilibrare la pressione, quindi questo fare un po' di attività sportiva fa sempre tanto tanto molto bene. Non fa niente e ti salta di nuovo. 30 secondi, dai, abbiamo finito quasi gli 8 minuti di corda. Su. L'obiettivo, vi ricordo, è fare 10 minuti al giorno. Inizialmente faremo 2 minuti di lavoro, 1 minuto di recupero e pian piano dobbiamo fare 10 minuti interrotti di corda con degli esercizi specifici di porta. Oggi è un po' un adattamento e stop. Vai ancora, cominciamo a fare esercizi adesso per le braccia, senza pesi, senza niente, solleviamo le braccia in questa maniera. Mi raccomando, il palmo verso l'alto e torna verso il basso, su, giù, e 1, 2, 3, vedete, 4, 5, questo, 6, 7, 8, 9 e cambia, su, questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e cambia, vieni qui, 1, 2, dai, abbiamo quasi finito, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
continuiamo. Altri 2 minuti, gli ultimi. Forza, coraggio. Ce la possiamo fare. Come vedete, il tempo già è quasi finito. In 15 minuti ci siamo mossi. Abbiamo fatto 10 minuti di lavoro intenso con la corda, o più o meno intenso, se non eri molto capace, dice quasi spesso. Ma l'importante è cominciare a muoversi. Vedrai che dopo 4-5 giorni riesci a saltare come sto facendo io, quindi non ti preoccupare, non dare ansia. Dai, ho fatto finito. Proviamo, continuiamo. Vedete il ceppo e riprendo. È veramente duro il primo giorno, ma ce la possiamo fare. Forza, coraggio, vedete il salto. E mi riprendo sempre. Fare l'ultimo minuto. Ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Obiettivo raggiunto, abbiamo fatto 10 minuti con la corda, 2 minuti di lavoro, 1 minuto di pausa. È stato fantastico, ho sudato tantissimo e vediamo cosa succederà dopo 30 giorni. Ci vediamo domani alle ore 7, spero di rimettervi in diretta, se non riesco la registro e poi la mando come ho fatto oggi. Grazie a tutti, ciao!